una quinta edizione per l'evento Erbaluce Night Trail. Quali sono le novità quest'anno? Beh, ce ne sono parecchie. La prima è che la partecipazione a questo evento di territorio è una partecipazione che adesso trova grandi adesioni nella Lombardia, nella Valle d'Aosta, nel Cuneese. Alcuni atleti sono arrivati dal Veneto, alcuni dalla Toscana. Quindi il bello è che sta diventando un qualcosa che parla di questo posto qua al di fuori del Canavese. Seconda novità è che c'è stata richiesta da parte delle famiglie che accompagnano gli atleti di fare anche loro un tratto di percorso, allora abbiamo studiato questo tratto non competitivo, però particolare all'interno delle vigne, che fa vedere esattamente qual è la zona dell'Erbaluce di Caluso. Quanti sono stati gli iscritti quest'anno e quale sarà il premio? Gli iscritti sono stati molti, perché ormai ci siamo avvicinati alle 300 coppie, quindi ci sono 600 persone che sono partite, più un altro centinaio che hanno fatto la camminata. I premi sono tutti di prodotti locali, per cui il vino, Erbaluce chiaramente, i salumi prodotti qua, il formaggio della Val Chiusella, i torcetti di Aglie, in maniera che chi vince non vince denaro, vince qualcosa di tecnico, ma soprattutto porta a casa il sapore, oltre ad averlo visto e in qualche maniera annusato questo luogo. Ecco, e quale esperienza si deve aspettare chi partecipa all'evento? Si deve aspettare una serata fatta in cui si offre la passione di questo posto e in cui si sta assieme alle persone, prima di tutto per l'idea di star bene. Chi è la CO2? Allora, la CO2 intanto è un gruppo di ragazzi, di amici che organizza tutto quello che c'è nel territorio. Siamo nati come amici che vanno in bicicletta, quindi era un cycling team che ha fatto delle cose fantastiche proprio nel territorio. E proprio per non rimanere nell'ambito della bicicletta, ci aiutiamo tutti insieme e organizziamo eventi su questo territorio. È stato il percorso? Molto bello, impegnativo, ma molto bello. Meglio ancora dell'anno scorso, perché la parte che si diceva alla fine si fa all'inizio e quindi è ancora meglio. È impegnativo come percorso? Ma non è tecnico, è molto veloce, è molto corribile, però sì, ci sono alcune salitine e discese dove bisogna stare abbastanza attenti, però è molto bello, molto corribile, molto veloce, sempre nervoso come percorso, però è molto bello. Com'è stata l'esperienza? È stato divertente, è difficile gestire il cane col guinzaglio, però... Ecco, com'è l'esperienza correndo con il proprio cane? È solo difficile vedere dove va il guinzaglio, dove metti i piedi, poi col buio c'è la luce, altri concorrenti, è impegnativo. Per chi pensa che sia una passeggiata, invece è tutt'altro.